Palazzo Carafa Maddaloni ritorna all'antico splendore. È stato restaurato il bellissimo portale in piperno e marmo statuario della dimora storica di Cesare d'Avalos, marchese del Vasto, un grande esempio dell'architettura barocca napoletana realizzato da Cosimo Fanzago. Il palazzo, che ha sale affrescate da alcuni dei più importanti pittori dell'epoca barocca e rococò come Fedele Fischetti, Giacomo Del Po e Micco Spadaro, da 30 anni versava in condizioni molto precarie, a causa di furti, di storie di tangenti e di lungaggini burocratiche che risalgono alle gestioni dei fondi post-terremoto. Nel 2010 sono cominciati i lavori di restauro che oggi finalmente hanno riconsegnato al palazzo il portale che ne aveva arricchito il potenziale scenografico e simbolico. Segnale della potenza della famiglia che lo abitava è vero arco di trionfo che precede scenograficamente la visione del cortile e del loggiato sullo sfondo. Un grandissimo lavoro di squadra di tutti quelli che non hanno mollato, e anche noi da parte nostra con questa amministrazione abbiamo cercato di sbloccare le incrostazioni che hanno caratterizzato i lavori di questo restauro, che non è ancora finito, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a quest'ulteriore risultato della restituzione alla città e al mondo della bellezza di Napoli. Quindi questo è un percorso nel quale noi crediamo molto e continuiamo su questa strada.